Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo mio nuovo video. Sarà un mini video, non sarà molto lungo. Oggi avrei il piacere di parlarvi delle proteste che sono state fatte qui a Ravenna. Ravenna e ovviamente anche in altre città d'Italia, ma qui a Ravenna c'è stata proprio ieri sulle ore 18 una protesta per quanto riguarda le palestre e le attività sportive. Perché? Perché nel decreto del PC, del PDCM di Conte, Giuseppe Conte, aveva dato una settimana di tempo per le palestre di mettersi in regola con i protocolli sanitari, nel senso che magari c'erano alcune palestre che praticamente non facevano certe cose in regola con i sistemi sanitari. Però adesso Ravenna ovviamente è abbastanza grande, perché io sto facendo un video dalla zona di Ravenna, però Ravenna comprende Faenza, Ugo, è abbastanza grande. Però il problema qual è? Il problema è che questi settori ci hanno già rimesso un paio di mesi fa, quando c'è stato un lockdown a livello nazionale su tutto il territorio italiano, cioè nessuno poteva spostarsi se non per motivi che conoscete, con l'autocertificazione. Io mi auguro che di lockdown generali non ce ne sono stati, ma purtroppo per me questo decreto è stato fatto perché, anzi, purtroppo alcuni settori, cioè, dovranno un po' sacrificarsi, nel senso che dobbiamo il più possibile evitare un nuovo lockdown, una nuova chiusura, perché sarebbero danni enormi all'economia. Se il sistema sanitario che c'è qui a Ravenna o c'è a livello nazionale, cioè, dovesse collassare, siamo fregati. Ma siamo fregati tutti. Siamo fregati, fregata la sanità, è fregata l'economia, è fregata la ristorazione, le palestre, le piscine, la ristorazione, cioè tutti quanti, siamo tutti fregati. Cioè, nel senso che più lockdown facciamo e più si perdono soldi. Quindi i soldi ti fanno mangiare, no? Danno la possibilità di poter vivere. Quindi il problema qual è? Il problema è che, a parte che questo decreto è stato fatto solo per un mese per questi settori qua dello sport, anche se a mio parere personale, come attività fisica, il tennis poteva rimanere aperto, il tennis o anche la pallavolo potevano rimanere aperti perché sono sport non a una distanza ravvicinata, il tennis ha una distanza abbastanza lunga, quindi dei motivi per chiuderli non ce n'erano. Però altri settori che, nonostante abbiano ovviamente fatto tutti i protocolli di sicurezza sanitari per il Covid-19, purtroppo sono settori che, anche se non hanno presentato dei focolai o non hanno cioè riscontrato pericolo, sono un pericolo lo stesso. Perché ovviamente c'è stato un innalzamento della curva epidemiologica, che la curva si è alzata di molto, ma non è colpa di qualcuno, è colpa che c'è una seconda ondata che sta arrivando, che era ovviamente una cosa prevedibile, no? Che ci sarebbe stata una seconda ondata, ma non è colpa di nessuno. È così, come tutte le influenze che sono state le epidemie negli anni passati, hanno sempre avuto degli alti e bassi, delle ondate alte, delle ondate basse, tipo la famosissima influenza spagnola, che ovviamente col Covid-19 sono molto simili, anche se ovviamente l'influenza spagnola, che aveva iniziato nel 18, cioè dopo la guerra, che era molto più letale, era molto più fatale, cioè che era molto mortale, chiaro che ci fosse stata. Ad adesso un virus molto simile a quella della spagnola, cioè sarebbe stata un disastro, ecco, sarebbe stata la fine di tutto, cioè sarebbero morti tutti. Adesso la gente, è chiaro che noi giovani, per esempio, ho 30 anni, sono cose che non me ne accorgo, però è chiaro che chi vive
in prima linea, cioè negli ospedali, tipo gli infermieri, i medici, gli anestesisti, cioè tutti quelli che hanno a che fare direttamente con le persone che hanno riscontrato un Covid e sono nelle terapie intensive, e ovviamente non potremmo mai sapere noi se non andiamo o andiamo personalmente a vedere queste persone che stanno male e noi possiamo capire. Che queste persone veramente hanno il Covid. Molte persone ancora sono convinti che sia tutta un'invenzione, una cosa inventata, che il Covid tipo non esiste, c'è qualcosa dietro. Ma le epidemie negli anni, cioè, alcune persone dicono: ah, una cosa così a me non è mai capitata. Ma vai un po' a fare delle ricerche in internet. Per esempio, l'influenza più famosa, quella che risale in questo secolo, si chiama influenza spagnola. Noi andiamo su YouTube e digitiamo influenza spagnola. Le epidemie ci sono sempre state, non è che non ci sono, ci sono e ci sono ancora. Che noi persone, ad esempio, io nella mia vita è la prima esperienza che faccio con un'epidemia così. Sono state altre epidemie anche nel 2002, la SARS, l'Ebola. E poi delle altre che magari non conosco, però è chiaro che questo qui è il SARS-2, è un virus simile alla SARS. La differenza di questo virus è che è più contagioso. La SARS era più letale, però era meno contagiosa. E questo invece è più contagioso, ma meno letale. È più letale per le persone che sono a rischio di età. Ecco, chiaro che le persone dai 50 anni in su, se prendono il Covid, ovviamente hanno. Cioè più speranze e hanno meno speranze di vita, perché siamo più deboli, più delicati. I giovani sono più resistenti. Infatti, le terapie intensive che io sappia sono persone abbastanza anziane che sono in terapia intensiva. Quindi, noi torniamo all'influenza spagnola. Ah, qua c'è proprio un paragone fra le due. Virus lascerà più segni nelle nostre coscienze che nei nostri corpi. Che cosa voleva dire? Ma volevo dire che il coronavirus non è certo il virus dell'influenza spagnola di cui ha parlato adesso il professore. Non è il virus dell'influenza spagnola e noi oggi abbiamo antibiotici, antivirali, vaccini che all'epoca dell'influenza spagnola, che ha fatto diciamo decine, forse centinaia di milioni di morti, non c'erano. Quindi la prima cosa che voglio dire è che questo virus è un virus che è molto meno aggressivo di tante infezioni che conosciamo e oggi abbiamo tanti strumenti per tenerla sotto controllo. Questo virus però, che è un granellino di sabbia morbido, perché i virus non sono duri, sono morbidi, sono, penso di gelatina, me lo immagino io, un granellino morbido in un ingranaggio complicatissimo che lo ha bloccato, come un granellino di colla che ha bloccato l'ingranaggio. E ha bloccato l'ingranaggio dell'economia, ha bloccato l'ingranaggio dei trasporti, cioè ha bloccato E tutto. Ma quindi? ci pone di fronte a dei grandissimi interrogativi anche etici e quindi dal rispetto della vita, dal proteggere se stessi per proteggere gli altri, dal grandissimo esercizio. Allora, penso si sia capito quello che stava dicendo. Allora, l'influenza spagnola. Chiaro che a quei tempi c'erano più soldati, c'era la guerra, c'erano molti assembramenti e non c'erano neanche, cioè, le regole, la gente andava e veniva e quindi questa epidemia si è espansa a livello globale, ha spaventato il mondo. È chiaro che oggi è un'altra cosa, non c'è la guerra, non ci sono, abbiamo le tecnologie, abbiamo le cure, abbiamo forse a dicembre anche già un vaccino.
Cioè, ma siamo nel 2020 e non siamo più nel 1918 che c'erano meno cure, c'erano gente che soffriva e in più c'è venuta anche questa epidemia. Ma le epidemie sono sempre state: la peste nera, la Firenze, il Rinascimento di Firenze, il vaiolo, tante altre malattie. E quindi è una cosa che è così. Quindi, tornando alle palestre, purtroppo, a mio avviso, questo Giuseppe Conte ha dovuto fare delle scelte, ha dovuto chiudere certi settori per risparmiarli e gli altri. Certe regioni della Lombardia, che ovviamente Milano è una delle zone più colpite anche adesso c'è anche Napoli. Il sud, però Milano attualmente è quella che ha più contagi e terapie intensive piene. Se va avanti così faranno degli altri lockdown locali. Ma il problema è che bisogna scegliere, cioè è inutile protestare, fare del casino, dobbiamo pensare agli altri. Cioè, quando io faccio una scelta e decido cosa facciamo in una situazione come questa, che dobbiamo pensare alla sanità, alle terapie intensive, all'economia, ai lavoratori? Bisogna scegliere, bisogna un po' sacrificare i settori che hanno meno problemi. Ovviamente sono le palestre, le attività fisiche, bisogna chiuderle, bisogna evitare contagi. Poi è solo un mese, dopo il 24 dovrebbero riaprire, ma non è che è una questione, io ho rispettato i protocolli, è una questione di sicurezza, di prevenzione. È chiaro che se vanno avanti così faranno delle altre chiusure, i bar, le gelaterie, magari chiuderanno le piazze. È chiaro che più aumentano i contagi e più chiusure ci saranno, ma è una cosa. Ma dobbiamo pensare a evitare un lockdown nazionale. Sarebbe un disastro per tutti. Quindi è chiaro che certi settori dovranno sacrificarsi perché non sono indispensabili. È chiaro che, ma comunque avete dei sussidi, no? Cioè avete un reddito, vi pagano, cioè non è che non state senza stipendio. Però bisogna pensare agli altri. Quando noi dobbiamo pensare alle persone che stanno male, alle terapie intensive. Se il sistema sanitario crolla, è la fine di tutto. La gente muore. E siamo costretti a un altro lockdown nazionale. Volete stare tutto Natale chiuso in casa? La Befana? Io non ci voglio stare. Immagino neanche voi. Quindi bisogna sacrificarsi, bisogna pensare sempre a fare il bene degli altri. Alla gente che soffre, che sta male. Perché purtroppo il coronavirus esiste, non è un'invenzione. E quindi l'unica cosa che si può fare è bisogna aspettare. Bisogna aspettare e pensare al bene degli altri, perché è l'unica soluzione. E dobbiamo evitare, dobbiamo pensare con le nostre teste a evitare un lockdown nazionale. È chiaro che ora, rispetto a prima, conosciamo meglio più questo virus, abbiamo le attrezzature, sappiamo come affrontarlo. È chiaro che la situazione che c'era a marzo e c'è adesso è diversa. Conosciamo bene il virus, abbiamo le mascherine, abbiamo le protezioni, abbiamo tante tante cose a nostra disposizione, tutte le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico che ci possono aiutare ad affrontare questo problema. È chiaro che ai giovani non è un messaggio che è rivolto ai giovani, è chiaro che anche i giovani devono stare attenti, ma è chiaro che i giovani sono meno penalizzati perché hanno meno probabilità di incontrare il Covid, anche se ce l'hanno, hanno più possibilità di cavarsene. È chiaro che una persona di 50 anni, 60, 70, 80 in su, se prende il coronavirus ha più possibilità di non farcela. Non è un virus mortale, è un virus che si guarisce. Però c'è della gente che è morta, dipende anche in base da tanti fattori, da uno stile di vita che una persona può fare, no?
da come ci cura, da come se beve, se fuma, il nostro sistema sanitario, sistema scusate, sanitario immunitario. Se noi abbiamo un sistema immunitario forte, abbiamo degli anticorpi che sono forti. Dovete pensare a sì, fare dello sport. È chiaro che adesso non si può fare, fatelo all'aperto, non so, correte, camminate, fate della ginnastica, fate la zumba all'aperto, se si possono fare gli sport all'aperto, mantenendo ovviamente una certa distanza di sicurezza. Però, per esempio, se io fossi un titolare di una palestra, avessi una palestra, sì, certo, chiaro che anche a me scoccerebbe chiudere perché magari c'è gente che ha famiglia, dei figli, ha bisogno di soldi, bisogno di stipendi per poter provvedere alle esigenze delle altre persone. Ma il problema è che purtroppo c'è un'epidemia in corso e bisogna sacrificare, come ho detto prima, bisogna sacrificare. Io, non, per esempio, non andrei in piazza a protestare perché si tratta soltanto poi di un mese, sperando che dopo riaprano. Ovviamente è chiaro che forse vi daranno qualcosa di più, tipo dei sussidi, magari vi danno 1.000 euro, siete più tutelati rispetto a prima, perché è chiaro che lo Stato non è che può tutelare tutti, no? Quindi io penso sempre, anche a me scoccia avere dei divieti, ma dobbiamo pensare alla salute degli altri, al nostro sistema sanitario che deve reggere, cioè non deve crollare, perché sarebbe la fine. Quindi il messaggio che voglio mandarvi a tutti quelli che hanno quelle palestre o delle attività che attualmente sono chiuse, di non prendervela, di pensare al bene degli altri, alla salute degli altri, perché se no dobbiamo rimetterci tutti. Altrimenti dobbiamo pensare a evitare un lockdown, anche se sto chiuso un mese, dopo riapro. Non ci deve essere un lockdown nazionale come a marzo, se no stiamo 3 mesi chiusi in casa, Natale, a Befana fino a febbraio, e io non ci voglio stare. Dobbiamo pensare a questo, a evitare delle chiusure, dei lockdown e pensare alla salute degli altri. Ecco, questo è quello che voglio che voi capiate. Bene, ragazzi, io adesso vorrei farvi vedere, perché non è l'idea Ravenna, guarda questo video, qui faccio vedere subito. Ravenna, web TV, questo. Oh, vi si è protesto per la piazza del popolo di Ravenna, guardate. Alle ore 18 è iniziata la manifestazione in Piazza del Popolo organizzata dai titolari di alcune palestre di Ravenna che Di avvisare, non. Pazzesco, terribile, ci hanno trattato come la peste nera, quando poi alla fine eravamo sicuramente i posti anche forse decisamente anche più puliti, più igienizzati. Abbiamo fatto di tutto, sono 5 mesi, dobbiamo sempre ripetere le stesse cose, i protocolli sono sempre quelli, 5 mesi che ci hanno, dove abbiamo fatto di tutto di più. E poi dopo oltretutto ci hanno minacciato, perché hanno stato minacce la settimana prima, che se non vi mettete praticamente in linea con tutto quello che è il protocollo vi chiudiamo le palestre, quando noi eravamo già in linea da allora. Quindi non hanno aggiunto nulla, e poi siamo arrivati alla giornata di ieri, chiuse le palestre, e questa è stata una cosa veramente fuori di testa. Siamo veramente in mano a degli incompetenti. Siamo qui in piazza perché l'ultimo DPCM non fa bene a nessuno. Magari possono averlo fatto perché hanno paura di infettarsi tutti quanti, ma alla fine il primo problema è non far lavorare la gente. Se la gente non lavora, staremo male comunque tutti quanti. Ci siamo sentiti presi in giro perché ci hanno chiesto di rispettare le regole, perché avrebbero controllato. Hanno controllato e ci hanno trovato in regola. Questo è dimostrato ed è stato anche pubblicato. Probabilmente loro pensavano di trovarci in fallo, hanno detto
per avere un pretesto per farci chiudere. Invece l'avevano già organizzata questa cosa, l'avevano già pensato. Purtroppo noi, se non lavoriamo per adeguarsi, allora io mi rendo conto che bisogna lavorare per mangiare, ma dobbiamo pensare al bene degli altri, perché purtroppo se le cose vanno avanti così, questa curva epidemiologica, se noi non troviamo un modo per farla scendere e le terapie intensive non si devono riempire, non ci deve essere una crisi sanitaria da poter garantire, cioè le cure a tutti, ci saranno altre chiusure, altri PDCM, altre restrizioni, fino ad arrivare al lockdown nazionale. Quindi purtroppo dobbiamo rimetterci un po' tutti quanti. È chiaro che oltre a persone che magari hanno bisogno di soldi, purtroppo dovranno adeguarsi, se no stiamo 3 mesi chiusi in casa qui, eh? La strada è questa, quindi bisogna un po' sacrificarsi un po' tutti quanti e cercare di mantenere, cioè, l'ordine civile, di non andare in giro a fare del casino o a fare dei danni o a creare altri problemi o a creare assembramenti o possibilità di contagio. Dobbiamo mantenere un ordine civile. Tutti dobbiamo collaborare, dobbiamo seguire le istruzioni del comitato tecnico scientifico, lavarsi le mani, usare un gel di bevanda alcolica. Non dobbiamo perdere il controllo, come sta succedendo a Napoli, che c'è la rivolta. Ecco, questo non deve succedere a Ravenna, al nord Italia. Dobbiamo essere civili e responsabili, e così potremo uscirne. Dobbiamo pensare alle persone che stanno veramente male, non quelle che fanno finta di star male. Ecco, questo è quello che dobbiamo pensare. Non si devono riempire le terapie intensive. Bene ragazzi, io avrei finito. Vi ringrazio dell'attenzione, al mio prossimo video. Ciao a tutti, vi auguro una buona vita a tutti quanti.